Ciao a tutte carissime amiche ed amici e bentornati sul mio canale. Questo è un video in collaborazione, questo è il mio taglio, questo era il titolo migliore, arriva il caldo e tagliamoci capè, bel, fresh. Questo è un video in collaborazione con le mie bimbe, con il gruppo le mie survivors, sono le mie bimbe come le mie figlie. Sono le figlie di Antonella. Vabbè. Le ragazze del gruppo Le Survivors di YouTube, composto dalla sottoscritta, Florinda, Azzurra e Fabiana. Vabbè, stasera è che non riesco. Vabbè, comunque questo è un video appunto su arriva il caldo, laviamoci le ascelle si devono lavare sempre e profumiamoci, perché non vi dico, ci sono persone, soprattutto negli autobus, che emanano proprio puzza di cipolla, proprio di calzone di cipolla che si fa a Bari, non vi dico. Quindi il sunto di questo video è praticamente mostrarvi i profumi che stiamo utilizzando in questo periodo, perché è veramente scoppiato il caldo improvvisamente. Oggi fa un caldo micidiale. Sono uscita, sono rientrata, mi sono docciata e vi sto facendo il video. Allora, innanzitutto, in combo con la crema che ho dimenticato di prendervi, io sto utilizzando questo profumo, il Today di Avon. Questo è un profumo che io utilizzo nella stagione primavera-estate. È buonissimo e sto utilizzando, un attimo che ve la vado a prendere, eccola qui, questa è la crema di Avon della Today e questo è il combo che io sto facendo. Più che altro questa è la crema che io sto utilizzando subito dopo la doccia, perché ha un profumo strepitoso, non dura tantissimo. E questo invece è uno tra i profumi che ho scelto. Un altro profumo che sto utilizzando tanto da quando l'ho ricevuto è questo profumo qua, il profumo di Essentia. Questo è il numero 304, se andate nel video precedente lo troverete, e questo è un profumo spettacolare. Beh, questo è il dupe del profumo My Way di Giorgio Armani, mi è piaciuto davvero tantissimo, non lo conoscevo, l'ho comprato praticamente a scatola chiusa e vi devo dire che è veramente un profumo buonissimo. Non dura assolutamente tutto il giorno, perché io sono sincera e franca. Lo si sente in maniera prepotente per un paio di ore, poi piano piano va a svanire, però è davvero buonissimo, perché come voi ben saprete, soprattutto chi mi segue, io adoro i profumi fioriti, quindi dove c'è il fiorito ci sono io. Un altro profumo fiorito che io sto utilizzando in questo periodo è questa bombazza di Yap Pharma. Questo è un profumo che mi fu regalato dalla mia amica Debbie ed è il dupe del Paris di Yves Saint Laurent. È un dupe spiccicato. Ho sentito un rumore strano. Questo marchio Yap Pharma, troverete anche un video, se mi ricordo ve lo lascio. Troverete anche un video di questi Yap Pharma, sono dei dupes meravigliosi, delle fedeli riproduzioni e soprattutto il numero 5, che è il dupe di Angel di Thierry Mugler, non solo è identico come questo, ma ha una persistenza molto forte
sinceramente è un profumo che io lo vado a mettere, diciamo, più che altro nella stagione un po' più fredda, anche se qualche volta lo metto. Un altro profumo che è giunto al termine, ci sarà qualche altra goccia, poi ve lo metterò nei profumi finiti, è questo Tesori d'Oriente Japanese Rituals con olio di tsubaki e peonia. E peonia? No, vabbè, sì, è peonia. Buonissimo. Questo purtroppo non si riesce più a trovare. Questo è il dupe di Chloé, buonissimo. La persistenza non è da equiparare al Byzantium o Byzantium, come ti si voglia, però è un profumo che io vi straconsiglio se lo riuscirete ancora a reperire, perché purtroppo, almeno io qui a Bari, non lo vedo più nei negozi. Poi, per quanto riguarda i deodoranti, io ho preso questi due che mi furono regalati un po' di tempo fa. Questo qui è il Seduction della linea MD, che non è supermercato, è una linea che si vende in profumeria. E questo, diciamo che questo già lo inizio un po' a scartare, l'ho messo un po' quando faceva più freschino giorni fa. Questo qui è il dupe di Hypnotique Poison, ma io lo inizierei già a scartare, mentre questo qua mi piace ancora di più di quello. Questo invece è il dupe di Narciso Rodriguez. Ed è buonissimo, io lo metto in combo con appunto il Narciso Rodriguez, sia quello originale che mi regalò Martin, oppure anche i vari dupe, e vanno a rafforzare la profumazione. Passo con i profumi, i deodoranti che vado ad utilizzare dopo la doccia. E sono questi due profumi di Dermomed, hanno dei packaging strepitosi, anzi Strepitaus, ed è questo muschio bianco, mi sta piacendo tantissimo, dopo la doccia è fantastico. La persistenza di questi due non ha niente a che fare con il talco e l'iris, però dopo la doccia ho come profumi, scusate, non so se capita anche a voi, ma ci sono dei momenti che si sentono dei rumori che ti fanno veramente spaventare. Perché io sto solo in casa e sentivo dei rumori strani provenienti dalla cucina, invece la signora accanto, che sta facendo evidentemente rumori, ma certe volte veramente si prendono certi spaventi incredibili. Quindi ho voluto un attimo stoppare per andare a vedere. E niente, poi sto utilizzando anche questo, alterno, anche se con la crema che sto utilizzando adesso di Today, di Avon, non c'entra niente, però io purtroppo il deodorante mi piace metterlo dopo la doccia. Questo qui assomiglia un po' all'Hypnotique Poisson, però è molto molto blando, molto molto leggero, e quindi dopo la doccia vado ad utilizzare loro due. Bene, spero che questo video vi piaccia e vi tenga un attimino in compagnia con tutti i rumori. C'è la lavatrice in funzione, cioè è un continuo lavare, vabbè. E poi ho sentito questo rumore un po' strano. E niente, mi raccomando, passate dalle mie bimbe e spero che il video vi piaccia. Un bacio e alla prossima della vostra Antonelluzza. Ciao!